La notizia che tutti stavamo aspettando, nonno Renzo torna a casa sua. Sono contento. Questa è la camera da letto, nera. Questi sono i mobili di mia madre. Un letto a due piazze, scherziamo, io mi ci perderò qua dentro. Vediamo di qua allora. Questa è la cucina. Stanotte mi sono sognato che questo mobile non c'era più, però non c'è il tavolo, se l'è preso. Si è preso il tavolo, se l'è portato via. Qui che c'è? Bagno. Oh, questa è la doccia. Vediamo perché lì sulla terrazza non ce l'aveva lei la doccia, Renzo? Sì, ce l'avevo la doccia. Però era piccolina piccolina. Sì, ma è un'altra cosa, che questa è la doccia vera, io ce l'ho da crocco. Salutiamo la terrazza perché su quella terrazza ci ha passato anche troppo tempo. Il freddo, poi quando piove, l'acqua mi sembrava che piovesse, mi piovesse addosso. Ma sai che quando noi ieri abbiamo comunicato che la casa era stata liberata, c'è stato un entusiasmo, un affetto enorme da migliaia di persone. Sono contento perché piano piano mi rendo conto che in fondo questa casa deve essere libera. Io non so come ringraziarvi, che finalmente sto dalla parte di qua di questa porta. Non sto più fuori. Non mi sembra vero, sono contento, lo posso dire. Sono contento e vi ringrazio tantissimo. Ciao ragazzi. Noi, Renzo, le facciamo un grande applauso. Un grande applauso a tutti quanti, le vogliamo bene, le auguriamo ogni felicità.